Allora, sopra questa linea tratteggiata ci sono un po' di quadratini. Vediamo che ogni colonna gialla contiene 10 quadratini, infatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ogni colonna è una decina, sono due colonne, quindi due decine. Poi ci sono questi tre quadretti. Tre quadretti sono tre unità. Quindi abbiamo il nostro primo numero. Poi abbiamo quattro colonne quindi 4 decine e 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, quindi 5 unità. Ed ecco il secondo numero, 45. Allora, questo primo numero è 2 decine e 3 unità, cioè 23, mentre il secondo è 4 decine e 5 unità. Ora sommiamo i due numeri, quindi sommiamo vuol dire fare una più. Ecco qui. Ho 3 unità sopra e 5 unità sotto. Quindi se le sommeremo avremo in tutto 8 unità. Ecco queste più queste. Quindi disegniamole 1. Anzi aspetta, usiamo il blu per le unità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ecco quindi 5 più 3 fa 8. È il risultato della somma di queste due unità che ho messo in colonna. E scriviamolo 8. Ora occupiamoci delle decine invece abbiamo 2 più 4, quindi abbiamo due colonne e quattro colonne. In tutto cosa farà? Facciamo un copia incolla, mettiamo le prime due colonne, le prime due decine e poi aggiungiamoci le quattro decine quindi le prime due, e le seconde due, quindi in tutto. Sono 6-1-2-3-4-5-6. Sì, sono 6 decine. Ecco qui che ho preso il colore giusto, il giallo, quello appunto delle decine. Prima ho sommato le unità fra loro: 3 e 5 che fa 8. Ecco qui. Poi ho sommato le decine fra loro, 2 e 4 decine che fa 6 decine, e il risultato è 68.